Marco Bellocchio, il film di Laura Bisso, Ghinani, Moretti, o di Alice, di Tutti Avati o di Saverio. Cioè, in questo sento di non essere cambiata e sento che sono fortunata in un certo senso perché, come diceva Saverio, ho molto chiara la mia vocazione, ovvero il luogo dove io sto bene, che è il luogo del lavoro. E quindi se poi le persone con cui lavoro ci troviamo a fare un progetto nel quale io credo, non mi importa se quel progetto è un progetto che non ha una lira o è un progetto che invece è sostenuto economicamente o è guidato da un maestro affermato. Cioè la mia spinta è invariata. Non so se ho risposto alla domanda. Ad esempio con Emma Dante? Ecco, Emma Dante, ad esempio, Emma è uno dei maestri che io ho incontrato nella mia vita. Lei mi ha rivoluzionato la mia persona come attrice, perché lei mi ha incontrata, ero uscita da pochissimo dal Centro Sperimentale e facevo dei seminari, come fanno tutti gli attori che amano dei registi e vanno a seguire i loro seminari. E quindi io mi ero iscritta a un suo seminario, lei mi ha scelta tra questi allievi e mi ha detto vieni con me. E quindi da lì è iniziato un percorso con lei e io l'ho seguita per circa 2 anni. Attraverso i seminari che lei ha fatto in giro per l'Italia perché doveva mettere in piedi una compagnia che poi ha messo in piedi, nella quale io sono entrata, ma poi per una serie di, sfortune teatrali, ovvero mancati finanziamenti, poi quello spettacolo lei non l'ha mai fatto. Ma lei, solo in questi 2 anni di prove che hanno preceduto il film che poi abbiamo fatto insieme, mi ha fatto capire che io come attrice non ero solo quella cosa che io credevo di avere, ma che dentro di me c'era un'ombra, un nero, una parte mai esplorata, molto più potente di quella che io invece continuavo a proporre. E mi ha fatto lavorare su quella parte in una maniera molto dura e anche sconvolgente per me. E quindi io la considero proprio una dei miei maestri. E poi l'ho incontrata, quando lei mi ha chiamato e mi ha detto che avrebbe fatto un film e che aveva piacere che io fossi nel suo film, mi è sembrato bellissimo perché con la mia piccola esperienza io andavo un po' a sostenere lei che di cinema non aveva ancora esperienza. E quindi ci siamo ritrovate in via Castellana Bacchieri. Risultato notevole, eh? È bello, sì, a livello di regia che a livello di interpretazione. E era buffo perché poi lei è diventata protagonista, perché lei cercava una protagonista ma non riusciva a trovarla, tanto quel personaggio era lei, e quindi a un certo punto ha deciso di farlo lei. E quindi era strano perché lei dirigeva ma era anche dentro la scena come attrice, e quindi spesso lei è molto, la conosce. Non molto. Lei è una grandissima regista, ma è anche, come poi a me, insomma, è anche violenta nell'arte, nella creazione. E quindi era buffo perché eravamo chiuse in questo abitacolo della macchina e lei era sì la mia compagna di viaggio, ma era anche poi questa persona che quando io sbagliavo usciva dal personaggio e mi urlava contro. Cose terribili.